Siamo nel pieno di un'estate in cui la pioggia non si è certo fatta desiderare. Dopo un inizio d'anno siccitoso, abbiamo recuperato le precipitazioni perse? Luca Sergio, sul suo sito Meteolive VCO, ha cercato di rispondere a questa domanda attraverso i dati rilevati da 6 stazioni meteorologiche posizionate sul territorio. Partiamo da Domodossola, dove da inizio anno sono caduti 533 mm di pioggia. L'unico mese sopra la media è stato maggio, manca all'appello il 35% delle precipitazioni. A Gravellona, maggio e giugno piovosi hanno equilibrato la scarsa pioggia precedente, precipitazioni quindi sostanzialmente in media. Lo stesso discorso vale per Belgirate. L'area di Baveno è risultata piuttosto piovosa, manca una media di riferimento perché si tratta di una stazione meteo giovane, ma sono caduti un totale di 965 mm di pioggia, con verosimilmente maggio, giugno e luglio sopra la media. Ci spostiamo nel Cusio, a Pella, con 887 mm, qui le precipitazioni in questa prima parte d'anno sono risultate sopra la media, a pesare le piogge soprattutto di maggio e poi di giugno. Lo stesso discorso vale per Arona. La situazione è anche in alta montagna, al ghiacciaio del Belvedere sopra Macugnaga caduti 510 mm, siamo sostanzialmente nella media. Le conclusioni di Luca Sergio a questo punto dell'anno spiega: abbiamo precipitazioni in media sulla cresta di confine, sotto la media in Ossola, sopra la media nel Cusio sud-occidentale, in media nel Cusio settentrionale e sopra la media nel Golfo Borromeo. Sotto la media la costa centrale piemontese del Lago Maggiore e sopra la media l'Aronese. Secondo lo stesso, il trend per agosto e settembre potrebbe continuare in questo modo, quindi favorendo alcune zone rispetto ad altre.